We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube La Gente dei Viaggi. Io sono Tatiana e oggi vi parlerò della nuova avventura che mi aspetta fra qualche settimana, cioè il mio nuovo viaggio negli Stati Uniti. Facciamo un piccolo passo indietro. Allora, l'anno scorso vi abbiamo accompagnato in Giappone in un viaggio bellissimo di 15 giorni nel lontano oriente. Trovate tutti i video del nostro viaggio giapponese in descrizione nell'info box, quindi andate a darci un'occhiata. Quest'anno invece ci traslochiamo direttamente nel lontano ovest e più precisamente proprio sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Questo dovete sapere che è un viaggio che io sogno da tantissimo tempo. Nonostante sia già stata per 5 volte negli Stati Uniti in varie altre zone, questa è la prima volta in cui finalmente riuscirò ad andare a visitare i grandi parchi nazionali. Per seguire le mie avventure durante questo viaggio, vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella in modo da essere aggiornati via via che verranno caricati i nuovi video, seguirmi sul mio profilo Instagram Tatiana l'agente dei viaggi e sulla mia pagina Facebook l'agente dei viaggi. In questo modo riuscirete a virtualmente seguirci durante il nostro viaggio e a rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faremo. Inoltre vi ricordo che durante il viaggio, per quanto mi sarà possibile, cercherò di fare sempre i video in diretta direttamente dai vari posti in cui ci troveremo, in modo che anche voi possiate interagire con me nei commenti e salutarmi, scrivermi le varie domande che vi dovessero venire in mente proprio durante il mio viaggio. Iniziamo subito andando alla scoperta di questo fantastico itinerario che durerà la bellezza di 17 giorni. Allora, arriveremo dopo 20 e più ore di volo, quindi probabilmente sarò stanca morta, arriveremo a San Diego, che è la metropoli più meridionale della California, proprio vicino al confine con il Messico. Qui passeremo un paio di giorni alla scoperta di questa fantastica città, vivacissima, molto sportiva, affacciata direttamente sull'Oceano Pacifico. E poi, con l'auto a noleggio, inizieremo a spostarci verso l'entroterra alla scoperta proprio di questi grandissimi parchi nazionali. Il primo, che visiteremo dopo circa 8 ore di tragitto, quindi praticamente qui un giorno sarà occupato quasi interamente dallo spostamento in alto, arriveremo nella città di Tusayan, che è proprio alle porte della parte sud del Grand Canyon. Qui entreremo finalmente in una delle meraviglie naturali del mondo. Il Grand Canyon lo abbiamo già visitato un paio d'anni fa nella sua parte est, mentre questa volta andremo veramente al cuore del parco, proprio entrando dalla parte sud. Dal Grand Canyon ci sposteremo un po' verso nord-ovest, fino alla cittadina di Page, dove vivremo 2 giorni pazzeschi, soprattutto perché finalmente riusciremo ad andare a visitare questo meraviglioso canyon. Si chiama Antelope Canyon e è veramente una meraviglia unica al mondo. Inoltre, proprio nella zona di Page e del Lake Powell, si trova questa altra meraviglia naturale che sicuramente avrete visto in milioni di foto, che si chiama Horseshoe Bend e che è formato proprio dal fiume Colorado. Archiviata la zona di Page, ci sposteremo un pochino più a ovest, a circa un paio d'ore di macchina, quindi il tragitto qui sarà più breve rispetto ai precedenti, fino alla cittadina di Kayenta, che è il punto d'ingresso alla riserva indiana più famosa del mondo, cioè la Monument Valley. Qui potremo finalmente addentrarci in questo panorama pazzesco visto in decine e decine di film e sentirci veramente come se fossimo in mezzo agli indiani e ai cowboy. Da Kayenta ci sposteremo un po' più a nord verso un parco un po' meno frequentato e un po' meno famoso rispetto agli altri, ma non per questo meno affascinante, anzi forse uno dei più belli, è proprio il parco della zona di Moab che si chiama Arches National Park. Questo è un parco molto molto famoso proprio per queste conformazioni rocciose a forma di archi. Da Moab cominceremo a tornare un pochino verso ovest, più precisamente fino alla cittadina di Tropic, dove alloggeremo per la visita a quello che è il parco che io sogno di più e quello che aspetto da più tempo in assoluto di andare a visitare, ossia il Bryce Canyon. Questo è un parco di montagna, diciamo,
caratterizzato da questi pinnacoli meravigliosi, rocciosi, con tutte queste sfumature di rosso, e non vedo veramente l'ora di essere lì e di addentrarmi in tutti questi sentieri che proprio costeggiano questi pinnacoli pazzeschi. Archiviato anche il Bryce Canyon e tutta questa parte molto molto naturalistica, torneremo, perché ci siamo già stati un paio d'anni fa, quindi torneremo alle luci di Las Vegas. Una città che io amo, una città bellissima, dopo averla conosciuta appunto nel mio ultimo viaggio negli Stati Uniti 2 anni fa, ne sono rimasta assolutamente affascinata, e quest'anno ci torneremo e sarà ancora un'avventura ancora più bella, perché approfitteremo di tutto quello che Las Vegas può effettivamente offrire. Intendo dire concerti, spettacoli, ristoranti stellati, shopping forsennato nelle boutique, negli outlet, feste in piscina, tutto quello che Las Vegas può veramente offrire. Quindi mi raccomando, non perdete la tappa di Las Vegas. Dopo la sosta a Las Vegas, che sarà comunque anche un po' di relax, visto tutto questo lungo itinerario in auto, andremo di nuovo ancora un po' più verso ovest, fino alla Valle della Morte, un altro parco nazionale famosissimo, anche questo visto in tantissimi film, con un paesaggio completamente diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto. Da qui passeremo a un altro ancora paesaggio molto molto diverso, che è quello del Parco Nazionale di Sequoia. Il Parco Nazionale di Sequoia è un parco, anche questo di montagna, famoso in tutto il mondo proprio per questi alberi giganti, le sequoie, che sono tipiche di questo territorio e che fino al momento in cui non le vedrò non so dire quanto grandi potrebbero essere, quindi anche qui sarà veramente entusiasmante da rimanere a bocca aperta e vedere la grandezza di questi alberi, che tra l'altro sono gli esseri viventi più grandi del mondo, almeno così ho letto. Da qui poi ci sposteremo di nuovo verso sud e torneremo ad affacciarci sull'Oceano Pacifico, nella fantastica Los Angeles. Anche questa è una città vista e rivista ovunque, una città con dei quartieri pazzeschi, quindi Beverly Hills, Hollywood, Malibu, Venice Beach. Cercheremo di fare tutto quello che si può fare in questa città pazzesca. Mi sembrerà probabilmente sì di essere la protagonista di un vero e proprio film, anche se purtroppo questa sarà la tappa ultima del nostro itinerario, quindi dopo Los Angeles comunque il viaggio sarà finito e torneremo a casa. Vi consiglio quindi di rimanere sintonizzati sempre su tutti i miei canali social, in modo da essere aggiornati su quello che faremo durante il viaggio. Scrivetemi nei commenti se avete delle domande, se avete bisogno di informazioni. Vi ricordo che io sono un agente di viaggio professionista e quindi oltre alla mia passione per i viaggi, per vedere il mondo, questo è anche il mio lavoro, e quindi sicuramente saprò consigliarvi al meglio per le vostre vacanze, per le vostre avventure, ecco. Quindi adesso vi saluto, mi raccomando, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, seguitemi e al prossimo video. Ciao a tutti!